quindi la squadra vincitrice della stagione 2018-2019 della Lega Puzza Anatolia. Buon divertimento! In questo istante il confronto, ricordando che le riprese esterne sono affidate a Jacopo Cabarone. Dalla destra verso sinistra attacca il centro sportivo La Siepe con la maglia appunto gialla. Gli amatori futsal Terracina sfoggiano un completo bianco bordato nella parte centrale da una striscia verticale nero-azzurra. Partito adesso Padurario, recuperato con insieme a Grama, va anche a calciare Padurario, la risposta adesso Bulboaga, chiama il pallone, va anche a caricare il tinto, è soltanto una finta, Grama in spaccata, Padurario, il gol del vantaggio del centro sportivo La Siepe, si gira di prima intenzione, è fredda, Minutilli per il gol del vantaggio del centro sportivo La Siepe, cambia quindi il risultato. Di Mario che gioca molto prearretato per andare a prendere il pallone, Ruggeri prova con il mancino, il pareggio di Mirko Ruggeri, è subito la reazione degli amatori futsal Terracina, non si fa attendere, siamo ad ora sull'1-1 dopo pochi minuti di gioco. Bulboaca, finta, arriva Ferenci con il piattone per Grama, Padurario contro Minutilli, messo giù e dovrebbe esserci calcio di rigore se non abbiamo capito male, almeno dal segno da parte di Ceci. Parte Bulboaca e il gol sul penalty. Bulboaca porta in avanti. In mezzo arriva Grama, capisce però Minutilli che è meglio non abbandonare la porta. E gli arbitri, che arriva adesso Ruggeri, prende la rincorsa, la deviazione di Grama dalla destra verso il centro, Lungoci, Padurari, Grama, Lungoci e poi va a colpire con Minutilli che sembra battuto verso Grama. Di Mario se ne va da solo, prova adesso a calciare, prova adesso con il piattone ribattuto da Bulboaca, Valenti, Feudi da solo, ci prova avvitandosi, ancora Ferenci, Ferenci la traversa, Rizzo adesso si rialza, ha provato Di Mario, poi il tiro da parte di Rizzo con il piattone mancino verso Di Mario, esce Marin, mette in movimento Ferenci, poi la da Bulboaca con il piattone troppo aperto, non ha soluzioni, poi riesce a calciare verso Di Mario, si gira, si libera Ferenci, Grama, Minutilli, Padurario si avvita, la mette dentro sotto la traversa, terzo gol del centro sportivo La Siepe, ancora Padurario, Di Mario, Ruggeri, Ferenci, semina il panico e poi Padurario alza, Grama avanza, cerca lo spazio per andare a colpire, poi ci ripensa, la dà a Ferenci, allo spazio, se ne va in porta, steso dopo aver calciato da Minutilli, il pallone che ha colpito anche il palo. La rimessa in gioco ancora a Padurario, Di Mario, Ferenci! La mette in fondo alla rete, nell'angolino basso opposto. Di Mario, palla che arriva dopo la deviazione, ancora Ruggeri, possibilità, riesce a darla a Di Mario! Colpisce, trova il palo. Stoppa il pallone Golfieri, Ruggeri carica il tiro, Marin ci mette una mano, dovrebbe andare a calciare, non ci riesce, e c'è una barriera davanti a lui, poi Marin respinge con i piedi, mette in movimento dalla parte opposta, Ferenci riesce adesso a servire Golfieri, di prima intenzione arriva il triplice
fischio finale. Il centro sportivo La Siepe si laurea campioni di questa stagione, vale a dire la 2018-2019 della Lega Futsal Amatori Latina. La finale, procediamo subito con la premiazione, soltanto i tempi tecnici di provvedere. Buruanga, Bogdan, Ferenc, Marius. Bravo,